Oggi prepariamo un altro primo, però questa volta senza carne. Facciamo dei ravioli, anzi dei tortelli, ripieni con ricotta e asparagi e conditi con le cimette degli asparagi saltate nel burro. Un piatto delicatissimo, molto molto buono, perfetto per questa stagione e perfetto soprattutto per il pranzo di Pasqua. E iniziamo. Prima però vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commento e un like se il video vi è piaciuto e se volete mi potete anche sostenere su Patreon oppure abbonandovi al canale. Trovate tutto qui sotto insieme agli ingredienti della ricetta. E iniziamo. Allora, come sempre, farina al centro. E facciamo una bella fontana. Goccino d'olio. Andiamo a rompere il nostro uovo. Passiamo con le mani adesso. Ovviamente per un uovo 100 g di farina, 50 di semola di grano duro, macinata, e 50 di farina zero. In questo caso l'uovo era un po' più grande, quindi ci servirà un po' di farina in più. Io ci aggiungo un altro po' di semola. La pasta dovete lavorarla per almeno una decina di minuti. Non dovete mai stracciarla così tirando verso l'esterno, diciamo, ma dovete sempre ripiegarla su se stessa, lavorando con il polso, con questa parte qui. Allora, finito di lavorare la nostra pasta, la facciamo riposare, avvolta nella pellicola, almeno una mezz'oretta. Se la fate riposare una mezz'ora va bene anche fuori, diciamo, dal frigorifero. Se volete farla per esempio la sera prima per lavorarla il giorno dopo, mettetela in frigorifero e ci vediamo dopo. Allora, adesso dobbiamo preparare il ripieno. Andiamo a pulire gli asparagi. Molto semplice. Togliamo la parte finale che tanto si spezza dove si deve spezzare. Le punte ce le teniamo da parte perché le useremo per la decorazione. E andiamo a tagliare a rondelle i gambi. Tagliati gli asparagi, andiamo a passarli in padella. Allora, in una padella, giretto d'olio, non ne serve tanto, eh? Spicchietto d'aglio tagliato a metà, facciamo insaporire. Facciamo insaporire bene l'olio e a questo punto andiamo con gli asparagi a rondelle. Puntina di sale, quando hanno rosolato un pochino mettiamo un goccino d'acqua per farli stufare un po', poi copriamo e facciamo cuocere a fiamma medio-bassa. Quando gli asparagi saranno ammorbiditi andate a spezzettare se è rimasto qualche pezzo più grande o andate a ridurre un pezzettino un po' più piccoli, così comunque poi nella sacca a poche usciranno meglio e si distribuirà anche tutto meglio nel ripieno. Ora li facciamo asciugare per bene e poi li facciamo intiepidire prima di metterli nella ricotta. In una ciotola andiamo a lavorare la ricotta, che deve essere mescolata, mi raccomando, quindi se la prendete e vedete che è ancora fresca e butta fuori tanto liquido, la fate scolare in un colino per una notte in frigorifero. Io utilizzo ricotta di pecora, voi potete utilizzare benissimo ricotta vaccina, è indifferente su questo, ognuno sceglie poi, ecco, il grado, il gusto che vuole dare ai propri ravioli. E ora andiamo a condire con un po' di formaggio, io utilizzo del grana e ci metto anche un po' di pecorino, non tantissimo di pecorino, un po' meno. 50 g di formaggio, calcolate 30 g di grana e 20 di pecorino. Mettiamo anche i nostri asparagi.
Io nel ripieno dei ravioli non metto mai l'uovo, tante persone mettono l'uovo, per me non ha senso perché comunque la ricotta lega benissimo da sola, quindi ne faccio a meno. Ci metto una spruzzatina di pepe, assaggiate se è buona di sale, sì, perché comunque l'asparago è salato, la ricotta comunque anche, perché il formaggio non serve assolutamente sale. Adesso andiamo a trasferire tutto in una sacca a poche. La pasta ha riposato, adesso andiamo a stenderla. Andiamo a infarinarla leggermente. E come sempre si parte dallo spessore più grande andando via via a scendere. Adesso con il coppa pasta andiamo a fare le forme per i nostri tortelli. Perfetto, adesso andiamo a farcire i nostri tortelli. E adesso li andiamo a chiudere. Molto semplicemente. Chiudiamo a mezzaluna. Siamo bene e poi li andiamo ad attaccare le due code, ve lo faccio rivedere. Chiudiamo la mezzaluna così e poi attacchiamo la coda in questo modo. Ok, abbiamo fatto i primi. Nella parte dove li appoggiate metteteci un po' di farina di grano, di semola di grano duro, non di farina, oppure della farina di riso, perché non fa la pappetta come la farina di grano tenero, come farebbe se perdono un po' di umidità, ma tende meno a farle attaccare. E adesso andiamo a finire di fare i nostri tortelli. Adesso vado a tagliare a metà le punte degli asparagi, che sono più belle e decorative, e poi le andiamo a saltare con il burro con cui condiremo i nostri tortelli. In una padella mettiamo una noce di burro, filino d'olio e facciamo fondere. Inizio a mettere già le punte degli asparagi. Metto un gocciolino d'acqua per farle cuocere meglio, acqua già calda, un pizzichino di sale. Nel frattempo vado a calare i tortelli. Ok, vado a scolare i tortelli. Aggiungo un altro po' di acqua calda. Facciamo ridurre bene l'emulsione di acqua e burro e adesso andiamo ad impiattare. Come vedete le punte degli asparagi sono belle verdi, ancora un po' croccantine. Andiamo a mettere il fondo, si è ristretto. Allora ragazzi, è il momento di assaggiare. Prendiamoci bella cima d'asparago, il ripieno, un po' di sughetto e andiamo. È davvero un buon piatto, equilibrato, il verde dell'asparago si amalgama benissimo con la ricotta. Il burro completa il tutto, poi la pasta fresca che è bella tenace, ancora non è
scotta, perché il rischio della pasta fresca è sempre quello. È veramente ottimo, io vi consiglio di rifarlo. Se volete congelarli, vi do un consiglio: se volete prepararvi in anticipo i ravioli, sbiancheteli, perché altrimenti c'è il rischio che una volta congelati e messi a cuocere vi si rompano. Quindi portate l'acqua a ebollizione, li calate dentro per meno di un minuto, davvero 30 secondi, devono solamente assorbire un pochino d'acqua e avere una prima cottura. Poi li mettete su un canovaccio pulito, li fate asciugare e potete congelarli separati prima, quindi su un vassoio tutti separati con della carta da forno sotto. Quando sono congelati li potete mettere in una busta. In questo modo non vi si spaccheranno, perché a me è successo in passato, per esempio anche con i tortelli di zucca di cui avevo fatto il video, che poi si sono spaccati una volta congelati e poi cotti. Quindi poi una signora mi ha dato questo consiglio di sbianchirli prima e poi congelarli. E poi quando dovete cuocerli dovete farlo esattamente allo stesso modo, quindi li calate in acqua bollente salata e li cuocete come se fossero ancora crudi. Vi assicuro che sono ottimi, ho già provato e testato questo metodo. E niente, io vi saluto ragazzi, vi auguro una buona Pasqua, se festeggiate Pasqua, altrimenti ci vediamo alla prossima semplicemente. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un commento e un like, e se volete vi iscrivete al mio Patreon oppure vi abbonate al mio canale su YouTube, scegliete voi. Saluto tutti, soprattutto i miei Patreon e gli abbonati, e ciao!